Santo Bono Innovation è una startup innovativa che opera nell'ambito sanitario perché è nata dall'idea della Fondazione Santo Bono Pausilipon che, registrando il bisogno del bambino sul territorio, ha provato a trovare un'innovazione al classico apparecchio gessato che spesso i bambini si trovano a dover indossare in seguito a fratture che nella maggior parte dei casi avvengono nel periodo estivo, aggiungendo il disagio della frattura al disagio dell'invalidità della vita quotidiana, perché l'apparecchio gessato impedisce al bambino di svolgere una normale vita. E dal studio con la nostra ingegneria biomedica è venuta fuori questa idea, che è la creazione di un esoscheletro strutturato in un materiale molto leggero perché è un polimero che consente al bambino non solo di indossarlo in maniera veloce, perché è un esoscheletro che si inserisce nelle braccia del bambino molto facilmente, ma che è molto leggero, quindi può essere indossato anche da bambini molto piccoli senza creare effetti collaterali, è ispezionabile, quindi questo è un vantaggio enorme perché si può ispezionare la frattura e monitorare eventuali ematomi ed è lavabile, quindi il bambino può continuare a proseguire la sua vita normalmente. Da lì è nata poi l'idea di entrare in produzione, quindi consentire non solo al nostro ospedale ma anche ad altri ospedali di usufruire di questa importante innovazione che sta andando molto bene. Quindi di cui siamo molto soddisfatti, che è diventato anche un progetto sociale perché noi esportiamo questo esoscheletro anche in Africa dove invece non hanno possibilità di curare normalmente le fratture neanche con l'apparecchio gessato. Questo è un sistema facile e veloce che ci consente di sopperire a una mancanza enorme. Al di là del quale i bambini africani non avevano possibilità di curare fratture che diventano poi croniche. Da lì poi c'è stato uno sviluppo ulteriore della nostra startup, sempre partendo da un'esigenza nata in ospedale, cioè in questo caso andiamo invece sull'alta specialità e parlo di neurochirurgia, di impianti cocleari, di ortopedia su interventi di alta specialità, perché noi abbiamo cominciato a realizzare modellini chirurgici che ci consentono di identificare il problema specifico prima di intervenire sul bambino e di simulare l'intervento prima di andare realmente in sala operatoria. Per esempio, nel caso della neurochirurgia abbiamo avuto casi di tumori posizionati in luoghi veramente complicati, complessi, tanto da far dubitare di poter intervenire chirurgicamente. Invece, grazie ai nostri modellini si ricrea il cervello, si ricrea l'area interessata del tumore e si può simulare precedentemente l'intervento così da essere sicuri di intervenire esattamente nel luogo giusto senza creare effetti collaterali nell'operazione, cercando di ridurre al minimo i rischi legati all'intervento operatorio, riducendo anche il tempo dell'intervento.